Buongiornissimo youtuberi e bentornati qua sul mio canale, qui Max Salvato. Forse devo dire benvenuti su questo canale, ma insomma se siete nuovi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e se volete essere sempre aggiornati sulle super news cliccate sulla campanellina o passate sul mio profilo Instagram, perché da lì potete trovare effettivamente tanti scatti e tanti video che possono dare ispirazione anche al vostro tipo di scatto e al vostro tipo di ripresa. Insomma, cosa stai facendo, Jack? Cosa stai facendo? Vabbè, insomma, passiamo subito al tutorial. Molto bene ragazzi, anche oggi andiamo a vedere delle modalità di ripresa particolari e vi preannuncio che questo qui sarà l'ultimo video dedicato alle modalità di ripresa GoPro. Allora, come nei due precedenti video, per muoversi nelle modalità di ripresa si schiaccia qui in basso a sinistra e oggi andremo a vedere la modalità temporizzato, ossia la modalità video temporizzato, foto temporizzata e foto notturna temporizzata. Iniziamo con ordine, video temporizzato. In questa modalità ci sarà permesso selezionare la risoluzione del video, perché noi andremo a fare effettivamente un video. Andremo a decidere quanti scatti effettuare al secondo. In questo modo a 0,5 secondi noi avremo una foto ogni mezzo secondo, quindi due foto ogni secondo. Poi possiamo andare a selezionare una foto al secondo, una foto ogni 2 secondi, una foto ogni 5 secondi, 10 secondi, 30 o una foto ogni 60 secondi. Avevo fatto un piccolo video dedicato ai timelapse un po' di tempo fa, vi lascio il link qua sopra. Esattamente come nella modalità foto, però è possibile selezionare il campo visivo, che in questo caso sarà semplicemente su ampio, oppure andando a selezionare e modificare la risoluzione potremmo andare per esempio a impostare su super view, ampio, medio, lineare e stretto. Procediamo, andiamo su foto temporizzata. Ecco, la grande differenza che c'è tra video temporizzato e foto temporizzata è che la foto temporizzata è a tutti gli effetti una fotografia, quindi in 4 terzi e non in 16 noni, gestibile come se fosse effettivamente una fotografia, mentre il video temporizzato è a tutti gli effetti un video realizzato con una serie di scatti che però sono in 16 noni, quindi che sono estratti da un video. Per quanto riguarda le foto temporizzate non c'è possibile selezionare 4K, 2.7K o 1080p perché appunto è una fotografia, ma possiamo andare a selezionare l'intervallo tra una foto e l'altra, che esattamente come video timelapse sarà una foto ogni mezzo secondo, una foto ogni secondo, 2 secondi, 5, 10, 30 o 60 secondi. In base alla velocità che vogliamo dare al nostro timelapse dobbiamo scegliere e selezionare l'intervallo preferito. Vi faccio capire, in sostanza più l'intervallo è stretto e più la velocità del timelapse sarà alta, mentre più l'intervallo tra una foto e l'altra è ampio e più la velocità si riduce. Non so se sono stato chiaro. Vi do un esempio pratico con un po' di matematica. Per scattare una foto ogni 0,5 secondi e realizzare un video da 10 secondi, noi avremo bisogno di 24 foto al secondo. Ossia, 0,5 secondi di scatto mi dà una foto. Un secondo di scatto mi darà due foto. Noi abbiamo bisogno di 24 foto per realizzare un secondo di video. E quindi avremo bisogno di 12 secondi per avere 24 foto, cioè un secondo di video. Abbiamo detto che vogliamo 10 secondi di video timelapse e quindi avremo bisogno di 12 secondi per 10. In 120 secondi noi saremo in grado di ottenere una sequenza di foto temporizzate tali da coprire questi 10 secondi di video. Esattamente come nelle altre modalità, vi ricordo che nel campo visivo si può selezionare ampio, lineare, medio e stretto. Ultima modalità di ripresa sarà la notturna temporizzata. Ecco, la notturna temporizzata è una modalità di scatto che è veramente difficile da utilizzare secondo me, ma più che altro non da realizzare ma da post produrre. Con la notturna temporizzata è possibile per esempio realizzare dei timelapse della Via Lattea in cui nello spazio va a muoversi. È una cosa molto figa, se trovo qualche video magari ve lo linko o passate da Instagram che vi metto qualcosina lì. In ogni caso sarà possibile gestire l'apertura dell'otturatore su automatico, 30 secondi, 20, 15, 10, 5 o 2 secondi, in base alla quantità di luce presente. Se lasciamo su automatico si gestirà in automatico appunto. L'intervallo tra uno scatto e l'altro può essere di 4 secondi, di 5, di 10, di 15, di 30 secondi in automatico oppure di 1 minuto, 2, 5, 30, 60 minuti.
Insomma, dipende tutto dal tipo di scatto che vogliamo ottenere. Anche in questa modalità è possibile selezionare il campo visivo. Quindi mi raccomando ragazzi, ora con questi tre video dedicati alle modalità di ripresa potete effettivamente sfornare qualcosa di estremamente figo con la vostra GoPro. Uscite, andate a provare il prossimo weekend, prendete la vostra GoPro, andate al lago, andate al mare, andate in montagna, andate dove volete, anche in mezzo alle città, e tirate fuori video, foto, timelapse della Madonna. Se vi fa piacere ragazzi, quando condividete i vostri lavori fatti con GoPro, lasciate un tag al mio profilo Massi11, e perché no, se lo scatto è uno scatto da paura, posso anche farvi uno shout out sul mio profilo. E con oggi finiscono i video dedicati alle modalità di ripresa GoPro, che ormai siamo arrivati ad ottobre e da settimana prossima i video saranno caricati il martedì per GoPro e il giovedì per la stampa 3D. Mi raccomando, se avete trovato utile questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, cliccate sulla campanellina e ci vediamo settimana prossima. Ciao!